rispetto a tutto questo, e poi magari passiamo altro. Grazie. Ma io ti ringrazio, ho fatto questo omaggio a Napoli perché sapete quanto io mi identifico in questa città, nella sua storia, e quanto io mi sto spendendo per smettere di lamentarci, di dire invece una progettualità, vedere rinascere questa meraviglia unica al mondo. E la cosa che mi dispiace vedendo questo punto, e anzi ti consiglio di rimediare con gli altri sempre quando li farai, è questa vena di malinconia, cioè questo abbiamo fatto vedere tutto il potenziale, tutto il distrutto, tutte le mancate occasioni, cerca invece negli altri, e nessuno testimone perché partecipa a tutte queste attività di rinascita, anzi le promuovo quanto mi è possibile. Vai alla sanità, fai vedere quello che ha fatto Don Antonio, fai vedere l'orchestra della sanità, fai vedere i Bagnoli, gli Assise, quando e che cosa fanno e come si impegnano. Cioè, perdiamo questa vena, questa lune di malinconia, di perso, di rassegnato, di vecchio, e diamo invece fiducia con questi sette risultati. Parti con me che sono un white, perché appunto questo vecchio attore della zona della morte, questo è stato il mio continuo, però il giorno dopo che sta in televisione. Perché queste camminate così malinconiche, ma Bagnoli è un territorio, però Bagnoli stessa ha veramente un sacco di cose che stanno nascendo, che stanno facendo e si stanno anche ponendo come freno alle attività che vogliono proporre su questa rinascita che è diventato un appuntamento ormai metafisico, e ancora una volta è la cittadinanza che sta ponendo freni, quella della signora Cittadina Meglio, ai tanti giochi che possiamo immaginare, ma che conosciamo come si stanno facendo sul Bagnoli. Ed è proprio il tessuto culturale che ha Bagnoli, che è interessantissimo. Così la sanità, i quartieri stanno rinascendo, ci sono teatri offrono le cose più interessanti, compagnie autogestite che i programmi servizi fanno il teatro più interessante, per quello che sono un po' più giovane. Ci sono ristoranti e ristorantini che stanno piano piano conquistando il degrado dei quartieri, e così credo per tutti i quartieri. La sanità, che si ama parlare della sanità solo quando si spara, si fa eccetera, ma invece la sanità c'è una storia della quale anche noi da Modena sappiamo pochissimo, perché appunto è un territorio off limit, favore come il Bronx per New York, ma la sanità nasconde dei capolavori e la vera aristocrazia culturale e urbanistica di questa città, tant'è vero che poi gli unici turisti li vediamo in questi luoghi degradati, mal gestiti, che poi fanno sì che si parli anche di noi napoletani come persone, di quei napoletani pittoreschi trovati lì, ma invece lì ci sono i palazzi. In qualche modo va in questa direzione. Ecco, quindi non perdere di vista, e anche ai protagonisti che raccontano i quartieri, stimolali e andate a cercare le cose che stanno realizzando e non quelle come la città della scienza, che è veramente un colpo al cuore, chissà come, ma stiamo per sapere come è andata la cosa. Allora, c'è una moglie che procura e mi dice tutto, in caso c'è l'inferno. Ha fatto. È lo spirito con cui nasce questo progetto, appunto quartiere, proprio analisi quasi al microscopio dei quartieri. Ringrazio la sua sempre forte generosità. Questo è bellissimo, lui è veramente molto modesto, perché insomma Patrizio ha avuto moltissime occasioni di impegno civile, insomma è sempre presente, quando lo si chiama è veramente sempre presente, quindi mi riferivo a questo, tagliaccio, non altro. Ogni volta dicono questa cosa, vengono a sapere, lo faccio grazie, quindi da ogni cosa che faccio ne sono altri 5, per cui no, non mi ammazzo, grazie. Allora parlavamo quindi di mare, della bellezza del quartiere, e c'è una docente di urbanistica che ha un'idea precisa sul quartiere, sulla sua destinazione da diverso tempo, e quindi mi piacerebbe ascoltarlo. Allora io aderisco a due cose in particolare che ha detto il non lamento
E la questione è che questa trasformazione di Bagnoli ormai è diventata una cosa metafisica, perché l'idea che Carlo conosce, che abbiamo un po' discusso dopo che mi ha fatto vedere in anteprima il video, è che io sono convinta che perfino il video è troppo ancora nella logica della trasformazione metafisica. Cioè io ho un'idea di Bagnoli perché me ne occupo da quando ero piccola. Cioè io, il primo lavoro che ho fatto prima di laurearmi era un ricercone su Bagnoli con l'ILVA ancora in funzione, e un mio ex compagno di classe che scoprì che faceva un ingegnere là dentro, no, che mi portava in giro e diceva adesso ti faccio fare il giro della fabbrica come se tu fossi un minerale, quindi ci mettiamo sul pontile e ti porto in giro, quindi ho visto la colata continua ancora in funzione. Allora insomma, mo la faccio breve, io ho l'idea che anche questa parte mare di Bagnoli, che sarebbe stupido dire che non esiste, è solo un pezzo e non è un mare barcellonese, là, per capire, no? Cioè noi dagli anni 90 ci siamo infilati in questa cosa, che questo posto deve diventare un posto bellissimo, panoramicissimo, balneabilissimo, mentre questo secondo me è un posto più misto, più sporco, dove c'è una storia molto più recente di quella degli aragonesi, delle terme, di Polpione, eccetera, che però è una storia bella, che vale, no? Cioè tra le tante cose che mi capitano di fare a Bagnoli degli anni 90, abbiamo fatto una volta una visita per Maggio dei Monumenti con i vecchi operai degli tassisti che facevano le guide, e vennero 1000 persone, a volte famiglie, nonno e padre che avevamo lavorato all'ILVA, che portavano il nipotino e non l'avrebbe mai più vista. È come se noi avessimo voluto cancellare tutto questo pezzo industriale e recuperare tutto un pezzo mitico. E dentro a questo mito poi è cominciata questa attesa metafisica. Ora di là, non voglio parlare di urbanistica, stampa del pomeriggio, no? Al di là di tutto la ricostruzione più tecnica che si può fare dei piani, se vanno bene, se non vanno bene, cioè, degli attori, se ci sono, non ci sono. Io per esempio sono convinta, dagli anni 90 ho litigato con chiunque, che il problema di cui noi ci preoccupiamo moltissimo, di questi famosi interessi forti che rovinerebbero Bagnoli, secondo me non tanto c'è. Io sostengo che Bagnoli è un caso di mancanza di attori interessati a fare qualcosa. Però appunto non voglio entrare tanto in questo discorso. Mi piacerebbe capire, pure se Carlo appunto si avvia a descrivere altri quartieri, come si fa a raccontare Napoli senza fare né il lamento, che veramente ormai è insopportabile, anche perché ci sono milioni di cose interessanti che si fanno, e però nemmeno questo canto che noi siamo il posto più bello del mondo, più buono del mondo, la pizza come la facciamo noi, non la facciamo. Perché io trovo ormai insopportabile anche questa cosa qui, no? Quindi a recuperare tutto un pezzo di memorie del moderno, di pratiche che si fa se si fa sport, no? Io lavoro in un sacco di pezzi di Napoli, anche a Porta Capuana, in altre cose di quelle come dice della sanità, no? Persone che si organizzano per fare le cose, ma tutte queste cose non sono perfette, non sono meravigliose, sono come sono sempre un po' un casino, e secondo me a volte sono interessanti pure perché sono così, non so come dire. Sì, la domanda è per me è semplice. Nel senso che non ho mai avuto intenzione di puntare né sulla lamentazione né sul appunto Napoli, la città più bella del mondo, eccetera. Quello che mi interessava era da un lato appunto un po' verificare lo stato delle cose e sottolineare quello che è di positivo, quello che è di fattivo c'era nei diversi quartieri. Ed ecco perché quando Patrizio diceva della sanità, ma anche dei quartieri spagnoli, che vivo ai quartieri spagnoli che conosco molto molto bene, ci sono tantissime attività che si fanno in tutti i quartieri, ci sono tantissime attività, io punterò su quelle, sulle attività anche di giovani, anche di nuove proposte, di quello che agita il quartiere. E quando si parla di Napoli in generale si fanno questi lavori sulla città essendo uno sguardo un po' complessivo che perde, che non si concentra, che non va mai a fondo,
ma lavorando sulla, sul generale poi rasenta molto spesso il quello che si chiama poi folklore o cose del genere. E invece ecco perché ci tengo molto a fare questo lavoro in tante puntate, almeno 8 puntate, proprio per verificare all'interno di ogni quartiere, quindi lavorare sui singoli quartieri, cercando di dare ragione per ogni quartiere, proprio dentro fondo di quello che si muove adesso. Per quanto riguarda Bagnoli, una delle cose che appunto che mi ha molto colpito è l'attività che Stefano Manfranco fa con i ragazzi delle case famiglie, con ragazzi a rischio, eccetera, proprio sui Lanzini. E io avevo promesso, ed è una promessa che al momento non ho ancora mantenuto, però cercherò di farlo, di dare una mano a persone che mi hanno chiesto, i Bagnoli, di recuperare questa gara medica, si dice così, questa gara medica dei Lanzini, perché ormai, grazie anche al lavoro di Stefano e dei suoi ragazzi, si stanno recuperando questi Lanzini, che sono appunto, come si diceva nel video, delle imbarcazioni tipiche di Bagnoli, e che, come avete potuto notare da queste immagini di repertorio, funzionavano e si facevano anche tante gare, no? Di Lanzini, che è un animale difficile da domare, poi magari Stefano ce ne parlerà più diffusamente. E questa è una delle attività, per esempio, che mi interessava sottolineare, perché è un'attività molto forte e che io assolutamente condivido, e spero di più presto di aiutare tante persone di Bagnoli che mi hanno chiesto di dargli una mano a recuperare queste gare vediche dei Lanzini. Chiedo a Stefano di